Boilini e Barreca. Prego. Giorgio Di Lisciandro c'è. Buongiorno a tutti, sì, come spettatore partecipante. Oh. Non faccio Ciao parte del Giorgio, io comitato, sono commissario anche, ma eh. sono interessato. Sì, Fabrizio, scusami, non ti ho nominato, sei anche te commissario, sei anche te presente, e poi vedo che partecipano comunque alla seduta anche i consiglieri, le consigliere Leonardo Casazza e anche il consigliere Di Lisciandro. Ottimo, grazie. Ok, prego. Il presidente Ferranti non partecipa oggi alla commissione? No, non ci sarà. Assessore Rosso ha accettato l'invito, quindi dovrebbe arrivare. Sì, aspettiamo, ci mancherebbe. Buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno. Grazie Sì, ciao, Presidente, ciao, buongiorno. ciao, buongiorno. Ciao a tutti, buongiorno, ben ritrovati. Ciao Cinzia, ciao. Ciao, ciao Ciao Rosso. Diana, Ciao buongiorno. Diana. Ciao a tutti ragazzi. Ciao Alessandra. Ecco, Ciao, ciao Diana. già che comunque non è ancora arrivato l'assessore, sono col cellulare, quindi riesco a vedere poche persone in concomitanza, per cui se ci sono degli interventi, dopo che chiaramente ha parlato l'assessore, chiedo agli amministrativi del municipio se mi aiutate, perché chiaramente non posso, non riesco proprio a visualizzarli, quindi faccio un po' di fatica, insomma. Ok, Grazie. sì, figurati. Ho visto che c'è una commissione, o comunque meglio, una riunione martedì 26 inerente al Corso Sardegna, al mercato. È una conferenza di servizi. Sì. È una conferenza di servizi, ok. Buongiorno a tutti. Sì, Cinzia, Ciao è una Stefano. conferenza Ciao dei Stefano. servizi per la fase 2 del mercato di Corso Sardegna, in cui il municipio è stato messo a conoscenza. Sì, in una dei documenti c'è il link per accedere al progetto e nell'altro per accedere alla conferenza. Quindi possiamo partecipare, nel senso, dato per scontato che noi Sì, possiamo partecipare. direi di sì. Non ne sono certo della partecipazione alla conferenza dei servizi. Infatti, perché Ma anche il presidente mi ha detto di secondo me, girarla a no. tutti. anch'io ho qualche Pensa. perplessità. Scusate, ma alla Il presidente può conferenza dei servizi non ci partecipare. possono andare tutti, eh. Può Io partecipare quando solo sono il andato ho sempre presidente. andato io per il municipio e basta, non era aperto a Ok. tutti. Chiedete, però le altre a cui ho partecipato ero io delegato e c'ero io. Non so, poi se questa magari è cambiato qualcosa, chiedete, però di solito non sono aperti così. Non so, chiedete, magari Ma informiamoci neanche un attimo. come osservatore, così da Non lo so, perché sai, quando andavo erano riunioni in in presenza, poi è cambiato presenza. tutto, quindi non so se magari col fatto che Ma il video.
essendo in remoto uno può assistere come spettatore senza... Sì, appunto, bisogna chiedere. In quel senso. Bisogna chiedere, però chiedete. Certo che era in quel senso, non era mia intenzione partecipare attivamente alla riunione, era solo... Non ti parli niente nelle conferenze dei servizi, comunque, affidati. Io ci sono andato, ma non sono il maffio. No, va bene. Ci sono incontri tecnici, mi risulta, dove più o meno le cose sono già state stabilite, si tratta di fare una scaletta, esatto, di chi interviene e come interviene. Ma volevo chiedere, visto che ha accennato prima, per il link invece, io ho provato ad accedere e non si accede a quel link dei documenti del progetto, diciamo così. Non lo so, non funziona. Funziona. Sì, funziona. Mm. Bisogna insistere e fare attenzione tra la parola fase e due, bisogna lasciare uno spazio e copiare tutto il link fino a fine con zip. Grazie. It's not until you fall down. Pronto? Cos'è successo? Presidente, stiamo contattando la segreteria dell'assessore, vediamo un attimo. Ok. Perché io vi sento, ma voi non mi sentite, non mi vedete, non so perché. Sì, ora la vedo, perfetto, va bene, ok, grazie. Io non sento. Non assessore, buongiorno, sono Cinzia Massa, la presidente della prima commissione. Buongiorno, innanzitutto grazie per il suo intervento e per la sua partecipazione, gradita. Grazie, ringrazio lei. Ora io mi vedete voi fisicamente? O mi sentite solo? No, ecco, sentiamo soltanto. Va bene, ora cerco di far anche avviare il video. Ringrazio voi di essere stata invitata. Purtroppo ho tante di queste commissioni una vicino all'altra, non mi potrò fermare tanti per tutto il tempo del voder di questo incontro e quindi vi chiederei
di farmi tutte le domande che volete in questa fase iniziale, così poi magari voi fate discussioni vostre, però almeno io cerco di Bene, rispondere allora le do subito la parola, Assessore Lorenzo Rosso, così riduciamo i tempi, va bene? Prego. momento se riesco a Ottimo, ora sì. Ah, meno male, queste già un po'. Benissimo, la vediamo, ok. È stata veramente difficoltosa. Allora, preferite che io faccia un'illustrazione di queste modifiche o avendole già viste, avendo già visto il testo da un po', preferite che farmi delle domande specifiche? Ma guardi, dal mio punto di vista sarebbe più opportuno fare da parte sua diciamo un riassunto in maniera molto, diciamo, sintetico, però un riassunto sì, e poi do la parola ai commissari se hanno delle domande. È d'accordo, Va Assessore? benissimo. Ottimo, grazie. Allora, Ringrazio. questa modifica è una modifica poi a solamente pochi articoli e neanche nel complesso agli articoli, ma alcune parti dello statuto. Sarà poi molto importante adeguare il regolamento a queste nuove disposizioni dello statuto. Diciamo che poi forse la parte più operativa rientrerà poi nell'ambito di una modifica del regolamento. Io la sto predisponendo, non è ancora pronta, anche perché aspetto di vedere se poi questo testo viene approvato o non approvato comunque al Consiglio Comunale. Questa è la proposta di giunta e quindi sono ancora un po' in attesa e non posso farvi ancora vedere le modifiche che la giunta porterebbe al regolamento. L'importante, voglio dire, la cosa importante di questa modifica è che si voleva un po', come dire, mettere per iscritto quella che poi è la realtà dei municipi, nel senso che noi abbiamo avuto grandi, da parte di tutti i municipi, chi in un senso, chi nell'altro, però molte critiche e molte osservazioni a un mal funzionamento. Si è cercato, non sarà forse questo il metodo migliore, però si è cercato di creare una distinzione tra una funzione politica del municipio come organo consultivo di proposta di cura del proprio territorio, ed è infatti molto importante questo articolo che è stato inserito, questo punto che è stato inserito all'articolo 68, la lettera F, dove dice che nell'ambito della sua funzione politica, di cui all'articolo 58,3, il municipio svolge in particolare funzioni di proposta per la cura del proprio territorio in materia di riqualificazione urbana, di urbanistica partecipata, di mobilità, di assistenza alla persona. Insomma, si è cercato in questo modo di individuare tutta una serie di proprio di attività, ma di rapporto col territorio, e in cui si svolge la vera funzione del municipio, che è quindi una funzione sicuramente di cura e di proposte. Questo è quello che noi intendiamo per funzione politica. Quindi, come la politica, insomma, uno del termine politica spesso viene usato proprio per una politica come cura della persona, quindi rivolta al cittadino per il suo benessere. Questo è quello che si voleva impostare con questa riforma. E una funzione amministrativa, quindi separata da questa, che riguardava proprio l'erogazione dei servizi, che segua come dire, una sorta di piramide che poi è quella del Comune di Genova e degli enti pubblici, per cui si mette come referente del municipio il direttore del municipio, che risponde direttamente al direttore generale. Questo per l'erogazione dei vari servizi che hanno più una valenza territoriale.
territoriale. Sono stati quindi indicati nell'emendamento che ho apportato nella commissione consigliare dell'11 gennaio, sono state anche reinserite altre funzioni per su stimolo e richiesta dei vari gruppi che io nel frattempo ho sentito o dei presidenti dei vari municipi, sono state inserite nuovamente, cosa che prima era stata abrogato, per esempio i servizi sociali e le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sulla base degli atti programmatici e delle direttive formulate dalla direzione del comune competente in materia, dalla quale dipendono funzionalmente le strutture preposte all'erogazione dei servizi in questione. Ecco, forse questa frase è quella che più di tutto dà un'idea di quello che si vuole evidenziare. Un po' era quello che già, secondo me, da tutti i racconti che in questo periodo ha acquisito, era quello che poi in realtà avveniva, perché il municipio non ha neanche la rappresentanza legale, quindi non è che materialmente eroga o fa o prende provvedimenti, firma o neanche il presidente, quindi c'era sempre un riferimento alla struttura e al direttore, ai vari direttori a seconda delle varie materie. Quindi, però qua si vuole dare rilevanza proprio a questa funzione di programmazione e di direttive che vengono formulate dalla direzione del comune e da una funzione di proposta che avviene da parte dei municipi. L'incontro dei due dovrebbe portare a un miglioramento, questo speriamo, dei vari servizi. Questa è un po' l'impostazione generale che si è voluta un po' più specificare anche sulla base di quello che effettivamente stava avvenendo. Voglio dire due parole sulla storia dei servizi sociali, appunto abrogati e poi rimessi, ma perché è un cambiamento. Sono stati rimessi su sollecitazione quasi di tutti e quindi sono stati rimessi, ma l'anno di sperimentazione che è stato fatto con quella delibera di giunta poi impugnata, ma che era in vigore fino al 31/12/2020, quindi che era proprio riferita ai servizi sociali, di un accentramento per quanto riguardava proprio la programmazione e tutte le direttive, in realtà da tutte le informazioni che io ho assunto era stata una cosa buona. Non c'è un assistente sociale che io non abbia interpellato che non mi abbia detto: adesso se torniamo ai municipi, quando se il nostro referente deve essere un presidente di municipio che non sa neanche di cosa stiamo parlando, e io dico giustamente, diventa un problema. Questo però non dovrebbe avvenire con questa modifica, comunque, perché la programmazione e le direttive avvengono comunque a livello centrale e il referente diventa il direttore di municipio che risponde al direttore generale, ma quindi ai vari direttori nei vari settori. Cerchiamo di ovviarlo così. Se poi voi mi dite sulla carta è tanto bello, ma poi magari si creano le problematiche che c'erano ante l'anno scorso, questo è secondo me una osservazione corretta che infatti mi è stata fatta da molti. È ovvio che poi ora è importante intervenire sulle varie funzioni tra i vari direttori e i dirigenti di municipio, sulla quale stiamo lavorando con incontri che per ora sono stati a livello appunto dei vari direttori. Ora ne faremo anche con i direttori di municipi, proprio per uniformare le funzioni, perché sarà poi lì che si vedrà come funzionerà. Altre cose generali che potrei dirvi prima di delle vostre domande e altre osservazioni che ho avuto, e quindi ecco, su questo discorso è importante che leggiamo anche all'articolo 60 la parte. Io ho cercato di far circolare dei documenti che sono così strutturati: a sinistra il vecchio testo, a destra il nuovo testo, in giallo quello che ho portato di modifiche con l'emendamento, quindi il testo approvato dalla giunta. Io in giunta mi sono fatta dare la proposta è stata approvata con la possibilità per me di fare emendamenti nel corso,
perché era giusto che, secondo il mio parere, che io avessi dei confronti. Ho scelto il confronto, perché, vi dico questo perché sono state altre osservazioni, del perché ho scelto questo tipo di confronto. Ho pensato che dopo un anno e mezzo che non si parlava d'altro e poi si era arrivato a poco, forse il confronto era meglio farlo nelle sedi istituzionali e quindi nelle commissioni consigliari o nell'ascoltare i vari gruppi di minoranza e di maggioranza, cosa che ho fatto, o dei presidenti dei vari municipi. Mi sembrava questo il momento giusto e non magari fare troppe parole che nel frattempo non avevano più fatto niente, perché comunque dietro c'è stato un lavoro anche da parte di un consigliere delegato prima, insomma, l'altra consigliera anche, che aveva i rapporti con il territorio, che era la Lili Lauro, poi Costa, insomma, in tutto questo poi non si era arrivati davvero a condividere un testo. Forse la soluzione migliore era provare in sede istituzionale, questo è stato un iter che avevo deciso di seguire anche su proposta ovviamente della Giunta. Ecco, vi dicevo, sulla fase delle due funzioni, a parte quello che ci siamo detti finora, ancora più chiarificatore potrebbe essere l'articolo 60 alla lettera E, dove si aggiunge in fondo, infatti è in giallo, sulla base delle priorità individuate dal Consiglio del Municipio su proposta della Giunta Municipale, ai sensi dell'articolo 68, i direttori dei municipi, tenendo conto delle risorse previste nei documenti previsionali e programmatici del Comune, in coerenza con gli indirizzi generali dell'amministrazione, elaborano un piano operativo annuale relativo alle attività di manutenzione straordinaria, previa valutazione favorevole della direzione generale e competenti strutture comunali. Quindi ci sono le priorità che noi riteniamo essere la funzione politica, poi appunto su questo termine si può discutere all'infinito, però sulla base di queste priorità che sono individuate dal Consiglio di Municipio su proposta della Giunta, si svolgono poi le varie attività. Questo è un po' lo schema di questa modifica. Un'altra osservazione che ho avuto è il motivo per cui all'articolo 68 era stato abrogato il punto 4, dove si diceva: tra le competenze del Consiglio del Municipio partecipa attivamente all'impostazione degli indirizzi delle linee generali dei bilanci comunali, di previsioni annuali e pluriennali, con le modalità previste dal successivo comma. Tale partecipazione si attua con l'intervento dei presidenti a un'apposita seduta della giunta comunale. Ecco, io l'ho abrogato, ho proposto di abrogarlo, perché in realtà non esiste che il presidente vada in giunta comunale. E allora queste funzioni sono quelle previste dalla conferenza del sindaco e dei presidenti di municipio, quindi inseriti qua, che è un articolo, che è l'articolo 60 numero 6, che non è stato modificato. Quindi la conferenza è convocata e presieduta dal sindaco o dal suo delegato almeno ogni 3 mesi su richiesta di 3 o più presidenti, con l'indicazione delle materie da trattare. Ai lavori della conferenza dove possono partecipare tutti questi soggetti. La conferenza è la sede di informazione, consultazione e raccordo in relazione alla formazione di indirizzi di politica comunale suscettibili di incidere nelle materie attribuite ai municipi, alla verifica periodica dello stato di attuazione dei piani e dei programmi comunali e municipali, agli atti di indirizzo e coordinamento e alle direttive generali relative all'esercizio delle funzioni delegate ai municipi. Quindi questa, a parere mio, era la sede corretta, già prevista dallo statuto, mentre nessun presidente è mai stato una giunta dove si approvava un bilancio, anche perché non sarebbe corretto. Quindi questo è il motivo per cui mi sembrava. E poi niente, sono a disposizione per ogni domanda, magari un po' più specifica, se ritenete. Grazie, grazie Assessor Rosso. Sì, diciamo che ha fatto un bel sunto di quelle che sono le modifiche. E adesso lascio la parola ai commissari. Chi si vuole proporre per fare delle domande, l'assessore è a disposizione. Io avevo alzato la mano. Giancarlo? Sì. Benissimo. Mi ha facoltà. Prego. Buongiorno Assessore.
Allora, intanto complimenti perché lei è la terza persona che si prende la briga di questa modifica. Speriamo che la porti a termine, ce ne sarà una quarta, non lo so, va bene. Lei ha iniziato il suo intervento dicendo malfunzionamento dei municipi, più o meno c'è un malfunzionamento dei municipi. Cioè, vorrei sapere con 280.000 euro i municipi se potevano funzionare bene tra le scuole, il verde, la segnaletica e tutto per se stesso. Io a lei volevo fare solamente una brevissima domanda riguardo soprattutto le scuole. Come lei sa, il nostro municipio fino a oggi, poi vedremo domani, la metà di questi 280.000 euro andavano alla manutenzione delle scuole. Io volevo sapere, un giorno, domani, una scuola perde il radiatore come quello che c'è dietro lei, si rompe un vetro come la finestra c'è dietro lei. L'intervento dove prima il nostro servizio tecnico partiva e andava a ripararlo, diciamo, quasi in giornata, come sarà prossimamente la situazione? Solo per questo. Grazie, molto gentile. Grazie Giancarlo Ceragini. Grazie a lei. Ecco, questo mi permette di precisare, malfunzionamento forse è stato un termine errato e me ne dispiace se è stato inteso così. Io volevo dire che molti, in vari settori sono state evidenziate dai municipi molte problematiche, ecco, nei vari settori. Problemi che, come questo che lei ha detto, trovavano delle difficoltà di attuazione proprio in questo rapporto necessario col Comune di Genova, perché poi è ovvio che chi va a eseguire, in questo caso le manutenzioni o i servizi sociali, quindi degli assistenti sociali, sono dipendenti comunali e quindi seguono una certa piramide che è quella del Comune di Genova. Per questo problema specifico che lei mi pone, che sarebbero queste piccole manutenzioni, si è cercato oggi di ovviarlo con, credo che siano già arrivati anche presso il vostro municipio, con l'assunzione di soggetti come giardinieri, idraulici, muratori. Sono state fatte, sono in corso le selezioni, dovrebbero essere assunte 50 persone in più, di cui 20 sono già state assunte, quindi secondo le mie informazioni, anche di questo allora datemi atto, ogni municipio avrebbe già dovuto ricevere un idraulico e un giardiniere in più. E quindi 18 dovrebbero proprio già essere in forza. Gli altri arriveranno perché le selezioni anche Pasini ne sta facendo, deve sempre andare alle commissioni a vedere se stanno mettendo bene la piastrella oppure no, quindi mi tiene informata su questo aspetto, ma 20 mi hanno detto che sono proprio già stati assunti quindi in servizio. Per questo ci verranno proprio a ogni municipio, quindi 2 per 9, attribuite questi soggetti che hanno queste funzioni proprio, diciamo, della manutenzione prioritaria. Per il resto dovrà funzionare nello stesso modo, cioè nell'ambito di una programmazione su indicazione dei vari territori, perché ogni territorio è differente dall'altro e quindi ha delle esigenze diverse e il municipio ha proprio questa caratteristica di elencare e consigliare su quelle che sono le esigenze di quel territorio, poi le manutenzioni invece straordinarie, quindi manutenzioni più grandi, verranno inserite, come proprio tutto sommato viene anche adesso, perché dovranno essere inserite nell'ambito della programmazione dei lavori pubblici e quindi poi verranno effettuate a seconda di quello che sarà il bilancio comunale. Ok, grazie. Posso chiedere la parola a Cinzia, grazie. Oriana, c'è parole? Sì, mi hai facoltà, prego. Sì, grazie. Grazie Assessore. Sì, dunque, a prescindere dal fatto che molto probabilmente, anzi senz'altro,
le persone che verranno... Arianna, scusa, ti fermo un secondo, per, così se ti presenti, dici che sei l'assessore, così almeno il principale, grazie. Sì, sono l'assessore, sono Ciparoli, sono assessore del municipio. Allora, sì, lei ha ragione, verranno assunte circa 18 persone e le ricordo che sono andate in pensione, quindi queste persone assunte non fanno altro che reintegrare una parte di personale che comunque non c'era più. Il problema è un altro, assessore, è che sì, è vero, avremo l'idraulico, ma i soldi per il materiale per l'idraulico chi li mette? È questo il punto cruciale. Noi non stiamo parlando forse di grandi lavori, di grandi imprese, ma la manutenzione ordinaria richiede spesso anche del materiale, non grossi importi magari, ma richiede il materiale. Quindi possiamo avere tutti gli idraulici, i muratori e via discorrendo, ma il materiale come ce lo gestiamo? Chi ci dà i soldi? Dobbiamo ogni volta essere lì col piattino dell'elemosina per chiedere questi... Allora, io voi avete, come tutti i municipi hanno, una quota che si aggira, ho visto nelle poste di bilancio, che diciamo sono la spesa corrente, che si aggira dai 30 ai 40 mila euro, che ovviamente non posso mettere nello statuto, tanto è vero che nello statuto non c'era questa parte, perché non fa parte dello statuto, non c'era prima, non c'è adesso. Nel bilancio comunale c'è questa parte corrente che rimarrà, forse anzi è previsto un arrotondamento a circa 50.000 euro, però rientra nella parte corrente, e poi c'è il conto capitale che era per queste manutenzioni più straordinarie di 281.000 euro per municipio, e qui la giunta ritiene, il sindaco in primis, addirittura non voleva più mettere, però appunto sto parlando di bilancio comunale, io le ho ritrovate tutti questi importi, questo è in conto capitale, quindi diciamo che è un finanziamento, no, che il comune fa tutti gli anni, per ora era limitata a 281.000 euro, secondo il sindaco dovrebbe essere una posta illimitata, qui c'è stata una grande insurrezione di tutti i municipi, perché in realtà si preferisce avere una cifra stabilita. Secondo il sindaco, visto che in base alle priorità ogni municipio poteva fare invece una proposta anche su cifre superiori. Quindi, dato che questo fatto di non mettere un budget annuale ha creato qualche problema, si pensava di duplicarlo, di farlo almeno arrivare a 500.000 euro. Però questo non riguarda modifiche dello statuto, perché non è materia di statuto. Ecco, grazie assessore, questo devo dire che dà molta tranquillità per quanto riguarda ho dovuto togliere il video, abbia pazienza, perché altrimenti si diventa molto difficoltosa la linea, e questo la ringrazio veramente tanto di aver detto questa frase, proprio per tranquillizzare un po' tutti gli animi, perché una delle grosse difficoltà era proprio l'aspetto, ma con quali soldi riusciremo poi a gestire tutte le piccole manutenzioni che si sono sempre fatte, a volte anche un pochino più grandi, all'interno delle scuole soprattutto, che poi sono quelle diciamo più interessati da tutto il municipio, non solo, ma chiaramente i nostri bambini hanno bisogno chiaramente di avere la finestra ripristinata nel più breve tempo possibile, quindi era proprio la paura, quindi la ringrazio. Qualcun altro vuole intervenire? Mi pare che ci fosse il consigliere Floro e anche di Lisciandro. Anche io mi ero segnato. Io ne approfitto solo per salutare tutti, sono Pignatelli, sì, alla commissione. Grazie, l'ordine di Lisciandro, Ivaldi, Boilini, poi me. Ecco, chiedo quindi al segreteria per cortesia chi è? Il consigliere di Lisciandro, allora. Di Lisciandro, benissimo. Allora, di Lisciandro ne ha facoltà, prego. Mi sentite? Sì. Ecco, sì, sì. Tanto saluto tutti e ringrazio l'assessore di essere presente a questa commissione. Volevo porre due questioni. Una,
sullo spunto di quanto lei ha detto all'inizio, che è, diciamo, la questione politica. Non devo certo dire io cosa significa politica in termini di governo, di teoria, di pratica, ma soprattutto di organizzazione, amministrazione della cosa pubblica. Ecco. Nel passaggio di riforma che ci prospettate, fermo restando che di una riforma ne abbiamo bisogno perché lo Stato attuale ha lasciato in sospeso troppe cose che impediscono in effetti ai municipi di diventare quello che la teoria vorrebbe e quello che è previsto anche costituzionalmente, mi permetto di aggiungere. La sintesi della mia domanda, cioè dei miei dubbi, si nasconde dietro proprio al discorso politica, cioè su questa vostra proposta, tralasciando i fondi che purtroppo, se li leghiamo agli interventi e a quello che si doveva fare in questi anni, a quanto promesso dal sindaco e a quanto non realizzato, anzi azzerato rispetto alle promesse che aveva fatto, perché di fatto noi come municipio ci siamo trovati a non poter più pianificare alcun intervento importante nell'ordinaria manutenzione come previsto. Commissario Di Lesciandro, posso chiedere una sintesi per piacere, perché ci sono in attesa altre persone, grazie. Sinteticamente è che mi sembra che vogliate togliere alla parte politica dei municipi la possibilità di avere un accesso diretto al finanziamento dei lavori necessari. Cioè voi subordinate il presidente del municipio a una richiesta tramite il direttore del municipio all'amministrazione centrale. Questo secondo me è un levare il ruolo del municipio rispetto alla responsabilità che gli è data sul territorio e sugli abitanti del territorio. Grazie. Sì, ecco, mi sembra di comprendere. Grazie. Questa è una sua considerazione in relazione alle modifiche apportate allo statuto. Io in realtà la Giunta ha voluto rafforzare la funzione politica del municipio. Che poi l'erogazione, pure semplice, non è mai stata una prerogativa del municipio, anche perché non è proprio una sua funzione. Quindi io non so, posso leggerle tutte le parti dove questa funzione lasciata proprio al municipio, ai presidenti del municipio. Abbiamo letto prima chi deve individuare le priorità e per fare cosa, e come l'articolo 60 numero lettera E, che è, secondo me, significativa anche proprio in relazione alle sue osservazioni, perché riguarda proprio le spese straordinarie, quindi il modo in cui si devono spendere questi importi, oppure come vi dicevo prima, la conferenza del sindaco, che è rimasta assolutamente immutata. Il punto, la lettera F dell'articolo 68, dove si dice qual è, che cosa fa il municipio. No, ma mi scusi se la interrompo. Semplicemente volevo sapere perché si subordina con questa modifica la possibilità di spesa anche nell'ordinario a un'accettazione da parte dell'amministrazione centrale. Ecco, solo quello, perché poi la sostanza è questa, cioè uno dei nodi principali mi pare questo, che comunque ci sia un subordine. Grazie. Sì, ma anche fino a oggi è stato questo. Non è che quello che voglio dire, che non è che il sistema cambi, mentre sulle spese correnti, se mi volete parlare proprio di spese, ho detto che quel budget che voi avete, che era circa, ora si aggirava tra i 30 e i 40 mila euro, probabilmente viene arrotondata a 50, ma nessuno ha intenzione di modificarlo. Quindi diciamo per il corrente è così. Certamente per il resto è necessario che ci sia una programmazione che venga dal comune per su vostra proposta, per decidere come e quando effettuare i lavori di straordinaria manutenzione. Sull'ordinario è come, esattamente come prima.
Grazie assessore. In lista chi c'era ancora che doveva parlare? Allora, l'assessore Ivaldi, poi a seguire i consiglieri Boilini e Floro. Assessore Ivaldi. Assessore Ivaldi, prego, ne ha facoltà. Sì, intanto buongiorno, ringrazio l'assessore, cerco di stare nei 3 minuti anche se sono molto pochi ed è difficile starci dentro vista anche la discussione. Ma io vedo un po' di confusione, nel senso, qui si sta parlando della spesa corrente e che viene lasciata, ma nessuno ha messo in dubbio. Noi sempre tenendo penso un problema politico dei municipi che ha la parte di conto capitale, che sono 281.000 euro. Nessuno sta mettendo in dubbio la parte di conto, la parte corrente, che serve indubbiamente anche quella per interventi o il fatto che siano arrivati i giardinieri o idraulici. Cioè qui noi poniamo il problema di 281.000 euro, perché bisogna capire cosa si vuol fare dei municipi, perché le manutenzioni non finiscono solo con la parte corrente, che spesso gestiscono le aree tecniche, che hanno altri interventi sulle scuole e cosa, ma la parte politica, perché comunque vorrei ricordare, perché sembra che il municipio sia un ente astratto, ma siamo stati eletti, quelli che siamo qua sono stati tutti eletti, abbiamo preso i voti e quindi la parte politica ha il dovere di decidere, visto che è stato così deciso dai cittadini, quindi 281.000 euro, scusi assessore, è una scelta politica, se farlo o non farlo, e come li viene spesi, come vengono spesi, lo decide il municipio, cioè nella vostra riforma, che nessuno mette in dubbio che i municipi siamo da riformare, ma sono da riformare meglio, soprattutto in considerazione anche di quello che aveva detto il sindaco in campagna elettorale, che prevedeva molti più soldi ai municipi, invece abbiamo visto che siano stati tagliati i soldi. Io parlo sempre della parte in conto capitale dei municipi. Allora, questi soldi che adesso, questi 281.000 euro che abbiamo, secondo me sono pochi, ma comunque li abbiamo, ci permettono di fare degli interventi di manutenzione in zone dove il comune non potrebbe intervenire, penso alle cruse e ai giardini che abbiamo rifatto in questi anni. Su questo non si può dire che, come detto, poi si vada al sindaco in base ai progetti. Voi dovete stabilire una cifra che viene assegnata ai municipi, che siano 281.000, 300, anche 150.000. Ora non voglio entrare nel merito delle cifre, ma deve esserci una cifra che il municipio, la giunta del municipio, decide come spendere. Perché altrimenti così poi sarà sempre una scelta politica della giunta comunale su che municipi quali soldi dare e quindi che tipi di lavori finanziare. Dal momento che il municipio è un organo elettivo, deve avere un tot di soldi in conto capitale da farlo funzionare e decidere quali sono le priorità secondo il municipio. Poi se il municipio lavora bene o se il municipio lavora male, e questo poi saranno i cittadini a deciderlo. E questo vale il discorso dell'andare in giù, andare a chiedere al sindaco i soldi, è sbagliato proprio dal punto di vista, proprio sbagliato. E questo vale anche se un domani ci fosse un sindaco di un colore diverso, non ne faccio una questione politica, è che i municipi hanno devono avere una loro autonomia di spesa sul conto capitale e quindi devono essere dati un tot di soldi, ripeto, 281, 300, 150, e la giunta di municipio deve decidere che interventi fare, come spenderli. Poi ci saranno i cittadini che valuteranno. Non si può pensare che per rifare una cruza il presidente di municipio o l'assessore competente deve andare dal sindaco a chiedere i soldi per rifare un tratto di cruza. In questi anni ne abbiamo fatti parecchi, cruze, giochi, aree giochi nuovi, ma se fossimo dovuti andare dal sindaco a chiedere i soldi non ci saremmo più usciti. Siamo riusciti a farlo con quei pochi soldi che abbiamo. Allora, se veramente si vuole fare una riforma dei municipi, si inizia a dire che i municipi hanno un tot di budget a disposizione per questi interventi manutentivi, perché altrimenti parlare che si danno le manutenzioni ai municipi senza che i municipi abbiano 0 euro non è una riforma. Okay. Grazie. Assessore, sempre lì? Assessore? Sì, eccomi, scusate, c'era un'altra commissione, ma vabbè, non posso fare. Allora, perché poi noi abbiamo la giunta alle 3. Oggi. Sì, infatti è per questo che cercavo di stringere il più possibile per intervenire. Allora, per queste, cioè i famosi 281.000 euro sono inseriti in un bilancio comunale, no, devono essere spesi e inseriti in una programmazione, non si può e non si può neanche spostarli da una voce all'altra. Quindi il sistema non cambierà. Se ci saranno dei lavori da eseguire, oggi voi avete un assessore di riferimento che prima non c'era, ok?
che ha una delega specifica al decentramento proprio per portare in giunta delle delibere che altrimenti non avrebbe potuto, nessuno poteva portare se non un assessore di riferimento. Il passaggio è la gestione attraverso una programmazione e un indirizzo che deve essere dato dal centro. Ma questo non vuol dire, dovrebbe essere un modo per migliorare questo sistema e questa comunicazione e quindi eseguire i lavori realmente utili a seconda del territorio. Mica quelli che abbiamo fatto, mica sono lavori inutili, a parte che un assessore ai municipi c'era anche nella giunta precedente, però non mi sembra che mi abbia risposto ai problemi che gli ho posto io. Comunque va bene, prendo atto, grazie. Mi dispiace di non aver risposto. Su questo la riforma è chiara. La programmazione la fa il Comune di Genova, la gestione è a mano al Comune di Genova attraverso i direttori di municipio. Questo certo prevede questa riforma. Sì, ma le ricordo che i municipi sono eletti, se non possono decidere neanche come spendere i soldi suoi, veramente... Sì, va bene, ma non si può interromperla. Sì, va bene, ma non si possono dire così. Perché altrimenti diventa complicato, gli altri non riescono poi a parlare e l'assessore deve andare via. E chi c'era in lista? Sì, scusa, mozioni d'ordine. Questa che l'assessore deve andare via. No, un attimo, no, freniamo. Non si può fare una commissione dove abbiamo 3 minuti perché alle 3 l'assessore deve andare via. Allora non si faceva la commissione alle 14. Ci state prendendo in giro. Deve andare, ci sono altri che devono fare delle domande, la devi rispondere. Non è una già parlato, magari dà spazio agli altri, no? Perché altrimenti diventa un pasticcio. E la segreteria, chi c'era che doveva parlare ancora? Consigliere Boilini. Boilini, la facoltà, prego. Che i commissari debbano contingentare i loro interventi perché non si è riusciti a programmare adeguatamente la commissione al fine di poter adeguatamente affrontare tutti i temi di questa riforma che mi sembra sufficientemente importante. Quindi per questo io do ragione agli altri commissari che cercavano attraverso delle mozioni d'ordine di sottolineare questo fatto. Prendiamo atto che abbiamo ancora 10 minuti a disposizione. No, prendiamo anche atto che l'avevamo già invitato una volta e non si era presentata e adesso siamo tutti di corsa perché l'assessore ha molti impegni. Io per conto mio chiuderei già anche Oriana, abbi pazienza, facciamo parlare un attimo Stefano Boilini che doveva. Cinzia, non ci si comporta così. Si comporta così. Io credo sia necessario dover riaggiornare una commissione per poter affrontare tutti i temi, perché oltre al sottoscritto devono parlare altri commissari e credo sufficientemente necessario che il tema abbia più attenzione, perché sottovalutarlo in questo modo mi sembra assolutamente veramente inadatto. D'accordo, la riaggiorniamo, chiediamo di riaggiornarla. Allora, Stefano Boilini nel frattempo vuole fare la sua domanda all'assessore. Che la commissione fissasse questa questione come mozione d'ordine, nel senso che se non si riaggiorna la commissione non trovo il motivo per cui debba io prendere del tempo e sottrarre tempo ad altri commissari che potrebbero fare delle domande come le mie. Quindi voglio chiudere questa questione subito e avere una disponibilità da parte dell'assessore per approfondire al meglio tutte le tematiche, come è avvenuto per altri municipi in cui a quanto pare ci sono state commissioni da 3 ore, 3 ore e un quarto, non capisco perché per noi non possa avvenire ugualmente. Allora chiediamo all'assessore se ha della disponibilità. Mi faccio la sua domanda e io rispondo. Cerco di rispondere alle domande di tutti, se lei me la fa io rispondo, sono qua. Assessore, la mia domanda è chiedere cortesemente se è possibile riaggiornare una commissione al fine di poter far esprimere tutti i commissari adeguatamente su questo tema. Stefano Boilini, un attimino, questa cosa la devo fare io, non è che l'assessore è presente a questo punto, ha detto che risponde a tutti, faccia la domanda Stefano Boilini e lei risponde. Più tempi contingentati, quindi io proseguo. La domanda che volevo fare all'assessore sostanzialmente si articola su 2 punti. La prima è che si dice che si vuole rilanciare la funzione dei municipi come organi competenti per la valorizzazione del territorio. Oggi i municipi hanno un'autonomia per poter decidere e programmare attraverso le risorse a loro allocate dove intervenire e come intervenire sulla base delle loro competenze.
Domani l'impressione è che per qualsiasi intervento, che sia di manutenzione ordinaria, che sia di manutenzione straordinaria o di valorizzazione, per forza bisogna passare attraverso l'amministrazione comunale nella forma del sindaco. Questo sulla carta potrebbe funzionare se i municipi venissero presi in considerazione in un modo concreto nella stesura del bilancio, che è un documento programmatico del comune che destina le varie risorse finanziarie ai vari ambiti. In questo caso invece io trovo che da un lato i municipi si vedono depauperati della possibilità di dare un indirizzo politico attraverso il consiglio su come destinare le proprie risorse, dall'altro vengono cancellati assolutamente quegli strumenti di partecipazione che ha il municipio nei confronti della stesura del bilancio comunale, anche attraverso la presenza dei presidenti a debite momenti di condivisione. Inoltre anche i termini che vengono utilizzati in questa riforma, che per inciso trovo un po' confusionaria, nel senso che mette sullo stesso piano sia temi di rilevanza statutaria che temi di rilevanza regolamentare, andrebbe studiata un pochettino più a fondo. Inoltre, una cosa che trovo molto problematica è l'articolo 60, perdonatemi che devo cercare l'articolo, no, l'articolo 68 al comma 5 lettera F e poi successivamente al comma 6 lettera C. Al comma 5 lettera F viene specificato quali sono gli ambiti in cui i municipi possono dare proposte all'amministrazione comunale. Trovo che specificarli con così tanta precisione all'interno di uno statuto sia molto limitante, perché rischia di limitare quella che è la partecipazione dei territori. I municipi, sappiamo tutti, che fanno raccordo tra chi vive tutti i giorni i nostri quartieri e chi amministra centralmente una città che è la stessa città italiana. E andare a specificare nello statuto, che è un documento molto chiuso, precisamente gli ambiti in cui si possono portare proposta, è limitante nella partecipazione dei cittadini. Ancora dopo, al comma 6 lettera C, si indica che il consiglio municipale ha competenza nella formulazione di proposte al consiglio comunale e alla giunta per le sole materie che sono state attribuite dallo statuto ai municipi. Quindi potenzialmente il nostro consiglio non si poteva fare portavoce delle istanze territoriali riguardo le ennesime problematiche che il nostro territorio vive. Ecco, allora io mi chiedo: perché siamo stati eletti? Perché abbiamo attuato un percorso di consultazione delle persone per portare avanti uno strumento di partecipazione qual è il municipio, se poi oggi stiamo discutendo per come dire impedire la partecipazione politica di un ente che è il municipio? Questo non lo capisco. Da un lato si dice che si vuole andare verso una maggior partecipazione e indirizzo politico da parte dei territori, dall'altro però si fa di tutto per poter ostruire questa possibilità. Grazie, ringrazio anticipatamente l'assessore per la risposta. Allora, spero di aver compreso la domanda, perché quello che io voglio dire è che io sono qua per rispondere alle domande sul testo. Poi tutto quello che lei ha detto fa parte di una discussione che poi porterà al vostro voto, dove è giusto che io non ci sia. Era per questo che volevo limitarmi, per non incidere su poi una vostra discussione che deve venire, secondo me, ad un altro livello. Era solo questo. Comunque mi sembra di aver compreso che la sua domanda riguarda questo articolo 68 e l'ambito delle funzioni, ma lei ha letto solamente il punto 6 lettera C. Esiste e un articolo va letto nella sua interezza. Se ne leggiamo solo un pezzo, prendiamo di questo quello che dice, ma non lo riusciamo a vedere nell'insieme. Sempre l'articolo 68 alla lettera F, punto 5 lettera F, quindi il punto 5 dice cosa fa il consiglio del municipio. La lettera F dice: nell'ambito della funzione politica di cui all'articolo 58,3, svolge in particolare funzione di proposta
per la cura del proprio territorio in materia di riqualificazione urbana, di urbanistica partecipata, di mobilità, di assistenza alla persona, secondo quanto previsto dalla normativa. Quindi l'ambito è assolutamente ampio, quella che deve essere una funzione politica deve riguardare tutto questo, perché deve riguardare a 360 gradi il territorio e la persona che vive lì. Quindi va letto quello che dice lei in unione al punto S, perché se ne legge solo una parte. Mi scusi, Stefano, vuoi dire un secondo? Parlo un attimo con il commissario, perché l'assessore è qui per rispondere alle domande tecniche. Scusi. È chiaro che al di fuori della domanda tecnica è chiaro che non possono essere, perché dobbiamo fare... Cinzia, possiamo fare le domande che vogliamo, non quelle che dici di te. Ma ovviamente le domande devono essere domande tecniche sul testo, cioè non possiamo fare delle domande che esulano dal testo, perché altrimenti diventa poi complicato. Cinzia, non puoi decidere te che domande facciamo noi. Il mio ragionamento si perde soltanto del tempo. Poi è chiaro che se uno non è d'accordo col testo nel momento in cui si dovrà votare, uno voterà in scienza e coscienza come preferisce fare, ma sicuramente non adesso il contesto adeguato. Presidente, fare in modo e maniera di fare delle domande affinché si possa snocciolare al meglio la questione. Mozione d'ordine, presidente. Ma cosa dice? Io sto dicendo che vanno fatte delle domande tecniche sul testo all'assessore, l'assessore risponde. Poi, se le domande, le risposte che noi otteniamo, che voi ottenete, non vi piacciono, non è questo il contesto adeguato per fare delle... Ma Presidente, sta dicendo delle cose sbagliate. Dobbiamo soltanto fare delle domande e l'assessore risponde. Ma non è così, Presidente. Certo che sta rispondendo a quelle che sono le domande che sono inserite all'interno del testo. Poi, ma Presidente... Ma io sono il Presidente e è per questo che sto cercando di riportare la discussione all'interno delle motivazioni per cui è stata indetta questa commissione. Cioè la commissione significa che noi non abbiamo capito determinate cose. Benissimo, abbiamo qua l'assessore che si è resa disponibile e noi facciamo le domande all'assessore, poi tutto il resto è scritto, voglio dire, nero su bianco, c'è scritto determinate cose che noi chiaramente dobbiamo leggere e sapere. Ma Presidente, mi scusi, ma le domande facciamo quello che chiediamo, quello che vogliamo. Ma Presidente, ma il consigliere Boilini ha fatto una domanda sull'articolo 68, non è che ha fatto una domanda sulle caditoie di ministeriale. Ma Presidente, l'assessore è al telefono, manco sente quello che stiamo dicendo. Decidere lei, Presidente, possiamo anche concludere qua la commissione. Perché io non sto decidendo niente, sto soltanto cercando di dirvi, per cortesia, fate in modo e maniera di fare delle domande riferite al testo tecnico, che è quello punto. Io concluderei la trasmissione qua, ragazzi. Ma Presidente, Presidente, mi scusi un attimo, ma non si può gestire una commissione in questa maniera. I commissari fanno le domande che vogliono, non quelle che decide lei. Abbia pazienza. No, veramente non voglio decidere io le domande. No, non si gestisce una commissione così, che abbiamo un'ora di tempo perché lei deve andare via. Ma cosa sta dicendo? In determinati ambiti è inaccettabile. Perché continuiamo a limitare la possibilità di discussione? Io non sto limitando niente, sto soltanto dicendo, riportiamo ma se non risponde le trade deve andare via. Prego assessore, mi perdoni. Io ho risposto alla domanda come ho meglio ritenuto. Posso avere un'altra domanda? Perché sennò non comprendo cosa ci sto a fare io qua. Fatemi un'altra. Neanche noi lo comprendiamo, stia tranquilla che non lo comprendiamo neanche noi. La verità, assessore, ci sono altre domande riferite al testo del consigliere Floro. Delle mie considerazioni, perché nella mia domanda ho preso anche in considerazione il comma 5 dell'articolo 68, la lettera F, e le ho chiesto specificatamente per quale motivo si è voluto specificare in un modo così, come dire, concreto all'interno dello statuto quali sono gli ambiti di iniziativa e di proposta che il Consiglio Municipale può fare all'amministrazione comunale. La trovo limitante, per questo gli volevo chiedere perché sono stati indicati nero su bianco. Trovo limitante indicare gli ambiti in cui un municipio si può esprimere nei confronti dell'amministrazione comunale, perché paradossalmente un cittadino che ha libertà di interagire con l'amministrazione comunale
potrebbe dare proposte più ampie rispetto a quelli che sono i municipi. Per questo glielo chiedevo. E ho fatto riferimento nella mia domanda al comma 5 dell'articolo 68, lettera F. Allora, la funzione che noi che volevamo individuare come funzione politica in senso lato, e questo articolo, lei mi aveva parlato dell'articolo 6, lettera C, l'articolo 5, lettera F, ne prendo atto che oggi, che ora mi ricorda che invece ha voluto fare riferimento all'articolo 5, lettera F, allora io le ribadisco che quell'articolo 5, lettera F, da un ambito amplissimo in quella che secondo la giunta dovrebbe essere la funzione politica del municipio e di dei consiglieri municipali che sono eletti e quindi hanno questo rapporto diretto con la popolazione che appunto li ha eletti. E quindi l'idea è proprio quella che abbiano il compito di proporre, indirizzare, ripensare alla cura del loro territorio. A 360 gradi, questo articolo vuole dire questo e non capisco dove non emerga e quindi io le rispondo nello stesso modo in cui ho risposto prima, mi dispiace ma questa è la mia risposta, poi lei farà le sue valutazioni ma la mia risposta è questa. C'è qualcun altro che deve intervenire, far domande? Il consigliere Floro direi che si è prenotato. Consigliere Floro, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Allora, ringrazio l'assessore, avevo colto favorevolmente la disponibilità a essere presente in questa commissione. Purtroppo, come dire, gli eventi non mi danno tanto ragione perché trovo come dire, un atteggiamento che conferma, ahimè, la modalità con cui si è partiti in questo percorso che ha avuto cinque anni e avrebbe cinque anni di disponibilità temporale per fare un percorso condiviso, partecipato da parte di tutte le forze politiche, ma ci siamo ridotti a farlo solo oggi. E onestamente la prima versione, come dire, della proposta era molto, come dire, poco condivisa, diciamo così, per essere gentili. La domanda, commissario, per cortesia. La domanda la faccio io, grazie Presidente. Appunto. E quindi vorrei poter parlare senza essere interrotto. Però la domanda, perché se no, allora sto zitto, se non mi ha concesso di parlare nel tempo che mi ha dato a disposizione, sto zitto. Ma di fare la domanda. Sì. Ma veramente imbarazzante questo sistema. Io, allora, ma sì, ma in effetti... In effetti trovo veramente che stiamo assumendo un atteggiamento poco costruttivo. Con dei tempi sufficienti, allora riaggiorniamo la commissione. Sì, io non ho nessuna intenzione di correre. Nelle... Floro, che è di 5 Stelle, di fare la domanda senza fare delle supposizioni sì. O dei pensieri che non hanno senso d'esistere. Ma io faccio tutte le introduzioni che mi garba di fare e non devo chiedere permesso a nessuno. È una scelta mia personale come voglio introdurre la mia domanda, non devo essere commissario in qualche modo tutte le considerazioni che vuole. Vedo che ha anche degli avvocati, bene, cioè, mi fa piacere questo, però quello che vorrei fare è un suo diritto pieno quello mi di parola di io a questo punto rinuncio a intervenire perché non mi è concesso, scusate. Andiamo avanti, qualcun altro deve fare... Ma Presidente, non si può andare avanti, ma non si può gestire una commissione in questa maniera. Non è mai, cioè, cioè, uno dice quello che vuole. Uno dice quello che vuole, io sono 13 anni che sono in municipio, non mi faccio dire da lei che domanda devo formulare. Ma stiamo scherzando, ma non si gestisce così una commissione. Ma non si gestisce così una commissione. Quello che si è fatto in cinque anni, che tra l'altro non c'era neanche l'assessore. Ma non è vero, ma non è vero. Ma dovete finire di dire cose che non sono vere. L'assessore, lo scorso ciclo, l'assessore ai municipi c'era. Informatevi prima di parlare. Perché se parlate per dire delle cose non vere... Ma non aveva la delega ai municipi? Ma cosa sta dicendo? Che c'era Crivello che aveva la delega ai municipi? Ma cosa state dicendo? Almeno studiate le cose prima di parlare e qui ognuno dice le domande che vuole, non c'è qualcuno la che la domanda, infatti quello che ho chiesto io la domanda
Non può pretendere che si faccia una domanda secca. Vergognatevi. Non può pretendere che si faccia una domanda secca. Ma fate, eh. Non si può fare come a scuola qua, eh? Non siamo un interrogatorio. Ma questa qui è una commissione, non siamo in consiglio municipale che dobbiamo fare delle considerazioni politiche. Ma come no? E dove le facciamo le considerazioni politiche? L'ha appena finita di fare l'assessore la considerazione politica, che ha detto che lei non risponde a livello politico. E allora cosa viene a fare qui? Lei deve rispondere anche a livello politico, perché... Ma la commissione è la delega che ha e deve rispondere il motivo. Deve rispondere al motivo perché ha fatto questa. Le domande. Deve rispondere a tutti. Fare delle domande. Ma le domande non sono mica solo tecniche, sono anche politiche. Allora, noi vogliamo capire il motivo perché è stato fatto questa cosa qui. Litigate tra di voi, nessuno mi fa domande a me. State litigando tra di voi, io sono qua, non mi sono mossa da qua. Fatemi... Gliela faccio io una domanda, assessore, io sono Marco Delgato, gliela faccio io una domanda. Mi spiega perché il nostro sindaco in campagna elettorale prometteva mari e monti per i municipi, che diceva che dava 1 milione al municipio, che avrebbe incrementato anche i lavoratori collegati al municipio, quello che inizia forse a fare adesso. Ma in campagna elettorale prometteva 1 milione al municipio, e anche i presidenti di centrodestra questa qua l'hanno detto. Questa è una domanda politica, come mai invece adesso siete tornati indietro e non date neanche i 280.000 euro che servono per la manutenzione corrente? Voi non avete ancora capito cosa vuol dire manutenzione corrente e manutenzione straordinaria. Una città metropolitana decentra adesso al contrario, andiamo a livelli alti per fare anche un marciapiede, per fare un tombino, mentre stiamo prendendo i comuni dell'entroterra, della provincia, il sindaco è sindaco anche dei paesi metropolitani e vuole addirittura mettere il cappello sui lavori che si possono fare in un semplice municipio, che sono i lavori importanti per far andare avanti la città nel suo quotidiano. Ma non l'avete ancora capito questo? Mi risponda un attimo. Parlavo prima del budget. Per il sindaco potrebbe anche essere illimitato da utilizzare per il territorio e per i singoli municipi. Su questo c'è stato, come vi spiegavo prima, una insurrezione. Tutti i municipi ritengono che non sia corretto un budget illimitato, e comunque quel budget degli 281.000 euro vuole essere addirittura duplicato e arrivare almeno a 500.000. Quindi quello che è stato detto dal sindaco in sede di campagna elettorale, lui che vuole arrivare a oltre 1 milione, direi che lo sta mantenendo proprio con queste proposte di non prevedere. Per quanto riguarda l'altra cosa che lei mi ha detto, che diceva in campagna elettorale sul personale, mi sembra che anche questo, appena è stato possibile, sono iniziate le assunzioni e sono già arrivate sui territori per quanto riguarda i municipi. Poi ovviamente ci sono state anche le assunzioni all'interno del comune di Genova, però questo è quello che sta succedendo. Bene, altre domande? Ci sono io, sono Nalbone, sono arrivato un po' in ritardo. Non so se c'è anche Nalbone. La consigliera Leonardo. No, vabbè, io sì. Ho alzato la mano. Allora aspetti un attimo, commissario Nalbone. Sì. No, vai pure Nalbone. Più che altro io volevo dare la parola a Floro, sinceramente mi sento una donna democratica e vorrei che Floro parlasse. Ma nessuno gli ha tolto la parola. Sì, gliel'ha tolta lei, Presidente. Gliel'ha tolta lei dicendo che ha l'avvocato. Ma lei sta facendo l'avvocato dell'assessore Rosso, che non ne ha bisogno, direi. Non ne ha bisogno, cioè è già lei un avvocato. Brava, bravissima. Io invece sono un'umile dattilografa che ha bisogno del suo tempo. Io vorrei che parlasse il consigliere Floro. Io vorrei che parlasse il consigliere Floro. E prego, il consigliere Floro deve dire qualcosa? Beh sì, prima che fossi interrotto stavo parlando in effetti. Avevo la presunzione di poter esprimermi liberamente e di avere, come dire, un parere da parte dell'assessore circa queste modifiche allo statuto.
Allora, se, siccome anch'io sono un avvocato, mi permetto però di azzardare che lo statuto non è un documento così che si possa affrontare o modificare a cuor leggero, diciamo così. Perché se non vado errato, e chiedo conferma eventualmente all'assessore che è anche avvocato, è l'atto costituente del comune, giusto? Mi faccia un cenno, sì, no? Sì, certo, lo statuto, sopra lo statuto c'è quello che è il bene, testo unico dei locali, che ovviamente lo statuto si deve rifare a quello. Certo. A sua volta si fa riferimento alla Costituzione, no? Esatto. Quindi, allora, da questo punto di vista, come ci sono degli indirizzi ben precisi che partono dalla prima legge dello Stato e arrivano fino a noi. E l'indirizzo dovrebbe essere proprio quello di, come dire, di attuare il decentramento in maniera partecipata, più democratica possibile, cosa che in questa commissione, insomma, c'è stato qualche piccolo problema tecnico. E quindi dico, onestamente, forse occorrerebbe anche un tempo adeguato per poter ragionare su una modifica, per quanto anche limitata a 3 articoli, eccetera, eccetera, no? No, e invece ho visto, almeno la mia sensazione, poi mi sbaglierò, la mia sensazione è che si voglia un po' correre, si voglia accelerare i tempi. È pur vero che i municipi, come dire, daranno un parere che non è vincolante, quindi chi se ne frega, aggiungo io. Però, come dire, se la direzione e l'indirizzo è quello, forse è per questo che mi riferivo ai 5 anni a disposizione, che non sono stati sfruttati appieno, perché un percorso in realtà era stato iniziato in Commissione 1, in Comune, dal consigliere Putti, che presiede la prima Commissione in Comune. Poi abbandonato, un percorso che prevedeva addirittura in un primo suggerimento di analizzare articolo per articolo, quindi era un percorso, insomma, impegnativo. Poi è arrivata la fase all'improvviso del consigliere Costa con le deleghe e che ha aperto una discussione sulla legge elettorale dei municipi. Questo percorso abbandonato all'improvviso dopo una proficua, come dire, illustrazione, e ci ritroviamo adesso con queste modifiche qua. Io onestamente non trovo sia corretto, ecco, a prescindere dall'analisi singola delle modifiche ai vari articoli, non sia corretto proprio il metodo con cui stiamo affrontando, perché se è un documento così importante, pensare poi successivamente di andare, come dire, a mettere i puntini sulle i nella modifica del regolamento, ma onestamente nel momento in cui ho modificato lo statuto non è che poi posso fare marcia indietro, dico bene? Cioè non ha molta logica, ecco, non è che ogni 3x2 si va a modificare lo statuto. E chiederei a lei se le sembra corretto questa metodologia, se ritiene che sia sufficientemente rispettata, vuol dire, la democrazia rappresentativa, se sia corretto ragionare in questo modo, quindi fare delle modifiche dove io vi pongo delle modifiche, se vi vanno bene bene, se vi vanno bene tanto il vostro parere significa poco, e buonanotte ai suonatori, ecco, non lo so. Grazie per l'eventuale risposta, se ci sarà. Ma allora avrà visto che dalla proposta che è stata fatta in giunta c'è stato poi un emendamento dell'11 gennaio proprio che ha recepito, nel frattempo io ho cominciato ad avere sollecitazioni e riscontri sia dai gruppi di maggioranza, di minoranza, da alcuni municipi, da alcuni presidenti di municipio, quindi da svariati soggetti, e alcune di queste osservazioni sono state recepite nell'emendamento. Per il resto, per
il modo di procedere ritengo che sia il modo legale, il modo che prevede la norma. Quindi ho proceduto in quel modo, ho fatto fare un'approvazione alla giunta di una proposta, perché la nostra è solamente una proposta, sarà poi il Consiglio Comunale ad approvarla e sto seguendo l'iter previsto dalla norma. Io sì, ritengo che sia stato fatto nel modo corretto. Non so se l'ho detto in questa commissione o in un'altra, la procedura di uno scontro in ambito istituzionale, quindi in queste sedi delle commissioni, con tutte le domande, le risposte che uno poteva avere, più che su quelle che poi saranno le vostre discussioni, io mi sono resa disponibile ad andare presso qualunque municipio a discutere, proprio a rispondere alle domande che riguardavano il testo, e così è stato anche oggi per voi. Reputo che questo sia il percorso corretto. Grazie assessore. Qualcun altro vuole intervenire e fare delle domande? Allora c'è il consigliere Nalbone e poi la consigliera Leonardo. Sì, Nalbone, prego. Buongiorno dottoressa. Io sono arrivato un po' in ritardo, non ho ascoltato tutto, però le faccio una domanda molto semplice. Lei crede che a titolo informativo, visto che ci sono molti volontari che si occupano di politica all'interno dei municipi e lo fanno veramente con grande spirito di sacrificio, ritiene che questo sistema che state utilizzando sia democratico? Le faccio solo questa domanda, semplice, perché sinceramente credo che invece di costruire si crea un sistema diverso. Grazie. Io ritengo che fosse necessario, anche per tutte le problematiche proprio sollevate dai municipi, mettere mano allo statuto e creare questa differenziazione tra una funzione politica e una funzione amministrativa, spiegarla nel modo corretto e cercare di farla funzionare al meglio. Se lei mi dice questo porterà a una soluzione oppure no, purtroppo non ho una sfera di cristallo. Sicuramente bisognerà lavorare sulle funzioni di gramma, quindi sulle funzioni dei direttori di municipio e le funzioni dei vari direttori in relazione a quelle dei municipi, e quindi il lavoro è appena all'inizio. Ripeto, queste sono le norme dello statuto, quello che poi rileverà sul piano pratico saranno le norme regolamentari che andranno modificate in relazione proprio allo statuto. Bene, grazie assessore. Allora Alessandra Leonardi che voleva appunto la parola, prego, mi ha facoltà. Sì, grazie. No, diciamo per tornare agli obiettivi dell'assessore Rosso che ringrazio. Il nostro problema è questo, almeno il mio, facciamo così, il mio. Il problema è questo, lei ci propone una variazione di statuto dia vita a dei municipi più efficienti e quindi più efficienti, più costruttivi. Allora, diciamo, la nostra difficoltà e la mia difficoltà, forse nella mia ignoranza, no? L'iter è questo. La giunta municipale raccoglie, diciamo, i lavori, diciamo, i lavori straordinari, diciamo, le problematiche del municipio, raccoglie, ok? Il consiglio municipale poi decide le priorità. Il dirigente municipale, sulla base delle risorse previste nei documenti previsionali programmatici del comune, di incoerenza con gli indirizzi generali dell'amministrazione, quindi diciamo il dirigente municipale sulla base di questo fa un piano operativo annuale sulle manutenzioni straordinarie, che verranno accolte previo l'ok del direttore generale e delle strutture comunali. Quindi voglio dire, quello che noi non riusciamo a capire veramente, cioè dove sta l'efficienza e dove sta lo snellimento, dove sta il metodo costruttivo. Cioè, è questo il grosso problema. Lei ci dice, ne discuterete in consiglio, sono...
Però voglio dire, alla base noi non riusciamo a capire veramente questo. È veramente molto macchinoso, non saprei neanche come spiegarlo alle persone che mi hanno eletto o alle persone che mi stanno intorno. Cioè, quando mi dicono, guarda, è venuto giù un muretto, io gli dico, guarda, aspetta un attimo, che lo dico alla giunta, che poi il consiglio dà la priorità, che poi il direttore municipale raccoglie le cose, però bisogna vedere il comune cosa ha previsto, e però comunque fa questo piano operativo, lo mette insieme a tutte le altre cose che ci sono da fare, ma poi bisogna vedere cosa dice il direttore generale e le strutture comunali. Cioè, è questo il grande punto che noi gente comune, io parlo solo di me, non riesco a capire, e non riesco, probabilmente poi non riuscirò a passare, ecco. Allora, uno dei grandi problemi che sono stati evidenziati in tutto questo periodo è proprio quello di questa mancata comunicazione. Quindi già voi oggi questo non lo riuscite a fare perché manca la comunicazione col centro. Il direttore di municipio dovrebbe rappresentare il titolato a creare questo rapporto con il centro e ha la possibilità, perché è il direttore che glielo dà, l'articolo 107 del 2, non questo statuto, l'articolo 107 e 108 del testo unico sugli enti locali, ha la possibilità di fare gli atti e di prendersene la responsabilità, quindi di fare i provvedimenti, cosa che oggi, se no, non è la grossa difficoltà attuale. Voi, quello che lei sta dicendo, sta succedendo oggi. Stiamo cercando un modo per ovviare a questa problematica. Perché voi chiedete di fare lavori e non vengono eseguiti, se non magari con dei tempi lunghissimi. Questa è una delle problematiche che ci è stata posta e questo dovrebbe essere un modo per superarlo. Grazie, anche se ritengo che sia una sua visione, mi scusi, lo dico proprio da signora del, cioè non vorrei dire una cosa da signora della strada, però questa è veramente una sua visione, mi scusi, la pregherei di approfondire, mi scusi ancora dell'arroganza che le sto dimostrando. No, anzi, a me interessa questo discorso, non è una questione di arroganza, io le dico, noi abbiamo recepito tutte le problematiche che sono state poste proprio dai municipi su questo aspetto. Ma non è arroganza. E vari assessori nei loro settori. Non è arroganza, Alessandra, è soltanto il fatto che non ci si rende conto di tutto quello che può capitare, quello che capita normalmente in un municipio, non ci si rende conto. Io lo posso dire perché ho dato delle facciate col comune troppe volte, ho sempre parlato, parli contro un muro, quando parli in comune parli contro un muro, parli, non ti risponde nessuno, non ti risponde. Fortunatamente ho avuto la fortuna che il municipio perlomeno si sono resi conto di certe situazioni e hanno dato una mano per risolvere certi problemi che diversamente non sarebbero stati risolti. Allora, la segreteria, se mi aiuta un attimo a capire chi deve ancora parlare. Alessandra Di Leonardo, volevi dire qualcosa? No, grazie. Non mi pare ci siano... Posso solo fare una domanda secca, come vuole lei, come piace tanto a lei? Prego. Chiederei all'assessore, ma questi input che sono arrivati, da chi sono arrivati? Perché io ho qualche perplessità che presidenti o assessori di municipio, parlo chiaramente, mi rivolgo a quelli, faccio riferimento a quelli, abbiano segnalato malfunzionamenti, come lei ribadisce, a più voci, diciamo così. E perché mi piacerebbe, non dico che faccia i nomi e cognomi, ma insomma, ho fortissime perplessità a riguardo. Allora, anche oggi voi, questo consigliere ultimo che ha parlato, ha detto quando devo rapportarmi col comune di Genova trovo un muro, perché non si sa neanche a chi. E quindi questo è una problematica, anche voi oggi me la ponete, così come l'ha posta in moltissimi
altri municipi, così come ci abbiamo lettere anche che quindi sono assolutamente visionabili e non c'è nessun segreto, dove si chiede di intervenire su una strada piuttosto che su un'altra e si aspettano 2 o 3 anni perché questo avvenga. Io credo di riferire una situazione che è abbastanza sotto gli occhi di tutti. Mi scusi, commissario Marini, può intervenire? Perché io credo che non sia questa l'indicazione che lei ha dato. Il muro lo trova nei confronti dell'amministrazione comunale, in riferimento penso agli assessorati a cui si è rivolto, non ho idea però, perché non conosco il caso specifico, ma non ha parlato di muri nei confronti del municipio. Ti conforto Marini, mi dica lei. Cioè. Scusate. No, io mi riferivo ad un altro argomento, dove però se non ci fosse stato l'avallo, la possibilità di trattare direttamente col municipio certe situazioni di cui adesso io non sto entrando nei particolari perché altrimenti la cosa diventerebbe molto lunga. Fortunatamente che col municipio abbiamo risolto certe cose, certe situazioni. Perché lei mi ha detto che col comune si trovava un muro, giusto? Sì, ho trovato un muro. Ma è lei il comune, dottoressa, avvocato, è lei, cioè voglio dire, sono 3 anni che governate voi e adesso vi serve modificare lo statuto, cioè in questi 3 anni non capisco io, cioè sinceramente veramente oggi si vede che non sto bene, cioè avete governato voi per 3 anni e adesso avallate il fatto che il comune è un muro, cioè non sapete difendere neanche voi stessi, scusatemi, ma io voglio dire, sarà che sono genitore, ma i miei figli mi fanno... cioè io una cosa così sarebbe una missione di colpa, veramente è allucinante questa cosa qua, è pazzesco, cioè noi adesso dobbiamo venire in vostro conforto, cioè noi dobbiamo votare la modifica dello statuto così voi lavorate meglio perché in questi 3 anni non siete riusciti. Scusate, ma può darsi che io oggi... non stia bene. Ho visto che c'era l'intervento di Boilini. Vedo sì, che c'è il consigliere Boilini che si è prenotato per una domanda. Vedo che l'assessore però in questo momento si sta ricaricando. Che è andata via l'assessore Rosso. Ok, è ritornata. Okay. Poi anch'io vorrei riporre una domanda, grazie. Gli ho alzato la mano anche, di nuovo. Però... sì, ok. Il commissario Boilini ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Sì, no, ecco, una considerazione a valle della discussione che abbiamo appena affrontato. Intanto una richiesta, se possibile, formale all'assessore di magari inviare ai vari municipi un report su quelle che sono state le istanze inviate da parte dei municipi per attuare questa modifica allo statuto. Quindi se possibile avere un piano di tutte quelle che sono state le richieste dai vari territori di approntare una modifica. E questa è la prima richiesta che sottopongo all'assessore. La seconda discussione, che è più una riflessione, mi fa strano che l'assessore prenda atto della difficoltà che ha il comune nel realizzare tutti quegli ambiti e esigenze che vengono sottolineati dai municipi e come unica risposta a questa problematica, che è evidente sia ai municipi sia al comune, è mettere mano allo statuto per rendere ancora più difficile la discussione tra i municipi e l'amministrazione e non si prende in considerazione la necessità di riformare quello che è il percorso attuativo delle opere e delle manutenzioni. E qui possiamo girarla quanto vogliamo, ma secondo me il tema è lì e se non si specifica quale sarà il metodo di attuazione delle opere, si continua a prendere soltanto tutti atto che c'è bisogno di lavorare, ma nessuno lo fa. Questa riforma vorrebbe dare una risposta proprio a queste problematiche che, come vedete, emergono, e cioè che poi il municipio, non avendo una personalità giuridica, perché è previsto così dalla norma, non avendo disponibilità, non riesce poi a intervenire in un modo corretto. D'altronde il bilancio è il bilancio comunale, perché per così è previsto dalla norma, quindi bisogna trovare una soluzione. Questa alla Giunta sembra la soluzione migliore per ovviare a tutte queste problematiche.
Scusi assessore, faccio riferimento alle norme esistenti proprio per capire un pochino meglio quelli che sono i dubbi anche emersi finora. Cioè l'articolo 60 nel comma 2 recita esattamente: i municipi possono presentare proposte al comune nelle materie loro attribuite o deleghe di cui al presente articolo. La giunta comunale, sentiti i presidenti dei municipi, individua le risorse finanziarie per l'espletamento delle funzioni esercitate. Ora dico, noi ci siamo trovati, ora fra un po' sono 4 anni in cui questa amministrazione sta governando la città, decine di mozioni che fanno riferimento a precisi problemi sono state presentate dai presidenti secondo i regolamenti previsti e puntualmente ignorate. Quindi vorrei sapere di che fumo stiamo parlando in questa modifica, perché di fumo si tratta, nascondendo la reale volontà dell'amministrazione comunale di voler accentrare ogni funzione, soprattutto politica, allontanando le persone dalle istituzioni, perché il vero progetto che sta dietro a questo comportamento è questo, perché il sindaco Bucci ha azzerato le risorse ai municipi, ha azzoppato i municipi precludendogli ogni azione possibile. Ecco, grazie. La riforma vuole andare proprio nel senso opposto, dare delle illimitate risorse con una programmazione, però non così, non in un municipio in un modo, in un altro modo. L'accentramento dei servizi sociali ha dimostrato che si sono azzerate le liste d'attesa per tutte le attività domiciliari, perché è stato possibile spostare dei budget che prima per i sociali erano previsti in modo netto per ogni municipio, alcuni le utilizzavano a pieno, altri le utilizzavano solo in parte e non era possibile fare questo spostamento. Quindi i fatti danno ragione a questo tipo di gestione. Vedremo cosa succede. Mi scusi. Ma l'accentramento. Sono in ritardo in giunta di 40 minuti. L'accentramento dei servizi sociali è un atto incostituzionale. È una sentenza del TAR. No, di cosa sta parlando? L'attuazione era limitata nel tempo per un anno, è cessata il 31/12/2020, ma c'è stata. Quindi c'è stata una sentenza del TAR che dice che non era fattibile quella cosa lì. Ma non per questo motivo, non per il fatto in sé, ma perché bisognava modificare la norma statutaria. Fatto sta che per un anno che è fatto questo, vorrei che voi andaste a chiedere a tutti gli assistenti sociali sul vostro territorio, così come ho fatto io, andando dagli assistenti sociali di tutto il territorio, quindi tutti i municipi, cosa hanno pensato di questo anno. Andateci, perché è significativo, io l'ho fatto. Adesso purtroppo vi devo salutare perché la ringrazio. È 1:40 che sono qua. Ok, allora senta assessore, chieda un po' alla nostra cabina grazie dell'autobus in piazza Santa Maria quando ce la mettono, sono 3 anni. Chieda un po' solo questo in giunta. Così poi parli un po' anche con noi, non solo con gli altri. Assessore, io la ringrazio della sua disponibilità. Grazie. Eda. Buona serata. Grazie a tutti i commissari e chiudiamo la commissione. Grazie, assessore. Grazie, Presidente. Arrivederci. Presidente, mi scusi. Presidente. Non ci siamo, ragazzi. Presidente, quando ci siamo, mi scusi. Volevo parlare con la massa, vorrei un attimo la parola. Sono qua, prego, mi ha facoltà. Scusi, Presidente, però cioè, che valga a memoria. Io lo dico senza voler fare il presuntuoso né l'arrogante, però io ho 13 anni che sono in municipio e una commissione in questa maniera non l'ho mai vissuta. Allora, un assessore viene col tempo contingentato perché c'è giunta. Allora, non credo che l'abbia fatto. Forse non si ricorda la commissione dove No, allora mi può far parlare. Il presidente Ferrante, senza neanche essere presidente, non ci ha fatto neanche fare le domande. Io non sono Ferrante, io sto parlando con lei.
E che, io sto parlando con lei. Non lo ricordo molto bene, era la commissione. Scusi, dottoressa, posso... Mi può far parlare? Dottoressa, mi può far parlare? Non se lo ricorda la commissione, io me la ricordo. Ah, mi può far parlare o deve parlare solo lei? No, gli ho soltanto ricordato che una commissione... Ma a me non mi interessa, io sono i Valdi, non sono Ferrante, quindi tira cose fuori vecchie. Io le sto dicendo che una commissione certo, in questa maniera, come un assessore che viene col tempo limitato e bisogna parlare 3 minuti su una riforma, quando ieri in altri municipi, caso strano, dalla sua parte politica c'è stata 3 ore, qua è venuta, abbiamo avuto il tempo contingentato, dovevamo anche tra un po' dire le domande prima. Io, scusi, abbia pazienza, glielo dico, cioè per fare commissioni del genere è meglio non farle. Io non ho mai vissuto una commissione del genere in 13 anni che sono in municipio, cioè con la fretta, e ora c'è anche stata, un'ora, è un'ora, no, mi lasci parlare. Non, allora, non posso sentire da un assessore che mi dice è 1:40 che sono qua. È pagata, fa l'assessore in comune, se non ha tempo per fare l'assessore in comune va a fare l'avvocato, perché 1:40 se c'era da stare 3 ore ci stava anche 3 ore, perché anche noi siamo tutti qua da 1:40, nessuno se n'è andato e non facciamo gli assessori del comune, ci vuole rispetto, perché noi siamo stati votati, a differenza dell'assessore, noi siamo stati votati e questa commissione se dura 3 ore può durare 3-4 ore, non è ammissibile che un assessore venga col tempo limitato, bisogna parlare 3 minuti, non si riescono a affrontare le cose, perché sarà una commissione, lo sapeva che aveva aggiunta oggi alle 3. Visto che l'altra volta non si è presentata, la seconda volta presentata col tempo limitato, io lo trovo vergognoso. Lei come presidente non avrebbe dovuto consentire una cosa del genere. La chiudo qua. Bene, c'è qualcun altro che deve intervenire? Vuole intervenire? Sì, io diciamo vorrei intervenire sul metodo, perché comunque cioè l'assessora che è venuta non è stata esplicativa cioè ha fatto, poteva, io me le sono letta da sola, voglio dire, non avevo bisogno di questo, però cioè è stata partigiana rispetto a quello che vuole fare, ma è stata vera, cioè lei non conosce assolutamente la vita del comune e dei municipi, per cui sentirmi dire, anzi vorrò andare a fondo a questa cosa, perché gli assistenti sociali, vorrei sapere il nome e cognome di queste persone che hanno parlato male di noi come municipio e hanno parlato male dei presidenti che non sono all'altezza di tenere insieme l'ATS dei loro municipi. È stata una cosa gravissima quella che ha detto l'assessora. L'assessora, avete fatto caso, ha detto una cosa grave. È andata a dire alle persone che lavorano nell'istituzione e tirando fuori la cosa per cui i presidenti non sono all'altezza. Questa è una cosa che io come pubblica, io lavoro nella pubblica amministrazione, vi posso garantire che questo, detto nello streaming tra l'altro, è una cosa grave. Quindi qua, voglio dire, quando si illustrano le cose, bisogna illustrarle bene, non bisogna metterci, diciamo, non bisogna farlo di parte. Qua c'è stata una difesa incredibile, che giustamente, come dice l'assessore Ivaldi, noi in 8-9 anni non abbiamo mai visto una roba così. È stata, cioè, non va bene fare le commissioni così, mi spiace, non ci siamo. Qualcun altro vuole intervenire? Sì, Presidente, Ciparoli, voglio intervenire. Intanto, prego, Ciparoli. A questo punto devo essere sincera, devo quasi prendere le difese dell'assessora, perché mi ha fatto quasi tenerezza la sua impreparazione totale. L'ha dimostrata intanto quando parlava degli assistenti sociali e dimenticando che c'è stata una sentenza del TAR, essendo anche un avvocato, poi se l'è rigirata quando gli è stato fatto notare da qualcuno di noi, si è rigirata un po' la frittata inventandosi qualcosa. Non ha dato una risposta soprattutto politica, dimenticando che essendo un assessore, allora noi facciamo delle riunioni dove ci sono presenti dei tecnici, dipendenti del comune, assolutamente tecnici, che giustamente non entrano nella parte politica, perché loro sono tecnici, sono dei dipendenti, ma un assessore è una componente politica. Lei non ha dato una risposta, ha ripetuto in maniera ossessiva le 4 cose che ha imparato, devo essere sincera, mi ha fatto quasi tenerezza. Per il resto questa commissione è stata portata avanti in una maniera vergognosa, perché non si possono contingentare i tempi, non si può dire di fare la domanda, di non fare un'introduzione. Poi, per carità, ognuno di noi può dire anche delle immense scemate, non importa, noi siamo stati votati
e quindi abbiamo il diritto di parola, a meno che non usiamo dei termini offensivi o maleducati. Ma nel momento in cui ci atteniamo, diciamo, nel rigore delle parole, dei termini, possiamo dire qualunque cosa, anche delle sciocchezze, e abbiamo diritto di parola. Quindi anch'io sono 8 anni che partecipo, una roba del genere non l'ho mai vista, sia per come è stata, mi dispiace per lei Presidente, ma per come lei l'ha portato avanti in maniera veramente poco politica, poco professionale, e l'assessore, ripeto, mi ha fatto quasi tenerezza per la sua immensa impreparazione. Un chiaro esempio che è stata lì catapultata e non sa neanche di che cosa sta parlando. Questo però è una situazione veramente triste, perché al di là di tutto, che sia giusto o non sia giusta questa riforma, io non entro nel merito, entro nel merito, ma potrei avere anche torto. Detto questo, si sta parlando dei nostri destini, della città, degli investimenti, e quindi io pretendo, chiunque mi venga a parlare, che chi parla per me abbia un'immensa, non un po' di preparazione, un'immensa preparazione, perché ciò che si decide adesso durerà per molto, e se sono e se chi decide per me è a questi livelli, poveri noi. Chiudo e vi saluto e vado a fare qualcosa. Un attimo, ci paroli, perché volevo un attimo intervenire, visto che ha dato delle... Allora, per quanto riguarda l'inizio della commissione, ho dato questa consiglio a tutti quanti di non superare i 3 minuti. Inizio commissione, ho detto se andava bene, nessuno di voi è intervenuto, quindi diciamo che il consenso, il tacito consenso per me era scontato, quindi uno poteva dire no, preferisco aumentare la tempistica. E visto che le persone erano tante, visto che i commissari erano tanti, ho pensato di dare una sorta di organizzazione. Questo è punto uno. Punto due, l'assessore, quando è intervenuto, ha detto subito che non poteva rimanere più di tanto, proprio per la motivazione che aveva aggiunta. Quindi, a maggior ragione, avevo chiesto a tutti quanti delle domande un pochino più stringate. Ma io l'ho lasciata passare, l'ho lasciata parlare, Ciparoli, deve lasciar parlare anche a me, perché è educazione. Parlare gli altri. Ma un attimo, Ciparoli, sto parlando. Come lei ha lasciato parlare. Ma l'educazione io l'ho lasciata parlare senza intervenire, deve fare altrettanto lei, punto. Quindi nel momento in cui ci sono dei tempi contingentati, come giustamente avete detto anche voi, in effetti il tempo era contingentato, perché l'assessore aveva detto io a una certa ora ho giunta comunale, quindi non mi posso soffermare più di tanto. Quindi l'ha detto all'inizio della commissione, onde evitare che ci fossero chiaramente delle persone, dei commissari. Io mi sono preoccupata del fatto che alcuni commissari non potessero fare delle domande. Ecco il motivo per cui ho chiesto ai commissari, mi raccomando, assunto, e la domanda che sia bene formulata, e che sia una domanda inerente chiaramente a quello che era il testo, perché se andiamo a fare chiaramente tutto un pensiero, è chiaro che si riducono i tempi e la domanda chiaramente toglie il tempo agli altri commissari. Mi sembrava una cosa molto più democratica così, che invece far parlare a ruota libera una persona per poi arrivare alla domanda in tempi magari un po' troppo lontani. Ecco la motivazione per cui ho cercato di organizzare questa commissione, la prima commissione, in questo modo. Sì, però il punto, scusi Presidente, è che le 200+ persone che mi hanno votato non hanno fatto nessun appunto sulla mia preparazione linguistica. Cioè io devo, con i miei mezzi, mi hanno votato perché con i miei mezzi, fossi anche sordomuta, potessi esprimere i miei concetti. Quindi, diciamo, mi scusi il filosofeggiamento, mi scusi. Però voglio dire, io cioè, sono stata eletta per le mie doti, ma non appunto per quelle linguistiche, e quindi purtroppo dovete aspettare anche che le persone ignoranti come me possano pensare a quello che devono dire. Non so se mi sono spiegata, purtroppo ho questo problema. Ma assolutamente non sono intervenuta, Leonardo, nella sua domanda. Perché? Perché ha fatto una domanda che è stata mirata a un determinato argomento. Era tecnica, sì, certo, facevo un discorso generico, ecco. Ma infatti non ho detto assolutamente niente per quanto mi compete la sua domanda, invece sono intervenuta in altre domande che non erano proprio domande, ma c'era già dietro un pensiero o comunque una supposizione della persona, che a quel caso non era una domanda.
Mi scusi, Presidente, però c'è un errore di fondo. Esatto, esatto. Cioè, allora, un conto se uno è maleducato, allora lei ha diritto e dovere di intervenire, ma sulle domande lei non ha diritto di intervenire. Cioè io, ora, se gli chiedessi cosa ha fatto ieri l'assessore, può anche dirmi, guardi che lei è fuori di testa, avrebbe ragione, ma se io faccio una domanda tecnica o politica in commissione, non spetta al Presidente della Commissione decidere che se la domanda è giusta o sbagliata. Questa è una commissione che è politica a tutti gli effetti, quindi se uno pone delle domande politiche ne ha tutto il diritto e il dovere, non si può bloccare uno a seconda se è conveniente la domanda o no, non funziona così, abbia pazienza. Io proporrei che il Presidente della prossima commissione prepara le domande per tutti e poi ci gira i fogliettini. Lore, un secondo, altrimenti non ci, se ci parliamo sopra... Dicevo, proporrei, caro Presidente, che la prossima commissione prepari lei le domande per tutti e poi ci gira i fogliettini ognuno di noi. Quello che io ho cercato chiaramente di fare è di dare la possibilità a tutti di parlare inerenti chiaramente all'aspetto tecnico. E comunque nelle altre commissioni a cui io ho partecipato, dove non sono presidente, è avvenuta esattamente la stessa identica cosa, quindi non mi stupirei più di tanto. Comunque, ma scusi un attimo, presidente, perché abbia pazienza. Io questa commissione purtroppo l'ho dovuta gestire per un periodo perché c'era un presidente che non stava bene, quindi l'ho fatto. Allora, è una questione tecnica, un conto se parliamo di conto capitale, ma ripeto, qui questa è una commissione politica, quindi le domande politiche ci stanno. Non devono essere domande solo tecniche, uno può fare delle considerazioni politiche perché ha una commissione e la modifica dello statuto non è una questione tecnica, è una questione politica, tanto è vero che passa per il Consiglio Comunale. Cioè, abbia pazienza, ma questo è l'ABC, mi scusi. Ma questo è l'ABC, ma infatti quello che io chiedevo, visto che nei tempi contingentati, e l'ho già detto prima, lo ripeto adesso, visto che l'assessore doveva andare via, mi faceva piacere che i commissari facessero delle domande inerenti al testo, senza andare a fare giri filosofici. Per ma è un testo politico, è quello lì. È un testo politico, perché è una modifica di uno statuto, non è solo un testo tecnico, è un testo politico, perché è la politica che decide di modificare quello statuto in quel senso. È una scelta politica, perché se io in uno statuto metto che i municipi non esistono più, ora dico una cosa che non esiste, sia chiaro, che non esistono più, oppure che i municipi da 9 diventano 18, è una scelta politica, non è una scelta tecnica. Sì, ma in questo caso l'assessore è venuto qua per dare delle spiegazioni su quanto l'assessore ha scritto in quel testo, cioè quello che volevo io... Scritto anche male, però. Ha scritto un testo, l'assessore, la commissione è stata istituita per capire quel testo che l'assessore ha scritto e poi successivamente noi dare delle valutazioni. Le valutazioni chiaramente devono andare... Mariana, un attimo, sto parlando io, non è possibile parlare tutti insieme, non si capisce niente. È chiaro che noi dobbiamo dare successivamente un voto al testo che ha fatto l'assessore in base a chiaramente anche delle spiegazioni. Ecco perché dovevano essere inerenti a quel testo, perché altrimenti la nostra commissione poteva essere varie ed eventuali. No, la commissione era inerente al testo dell'assessore. Infatti l'assessore era con noi proprio per darci delle spiegazioni laddove chiaramente non avevamo capito determinati passaggi all'interno del testo, perché altrimenti se avessimo avuto più tempo problemi non ce ne sarebbero assolutamente stati, ma visto che il tempo era contingentato non potevamo fare diversamente. L'assessore che confonde la parte in conto corrente con la parte in conto capitale è molto preoccupante, comunque l'ha scritto lei il testo, meno male, perché se non l'avesse scritto lei figuriamoci cosa avrebbe... Presidente Massa? Nalbone, mi dica. Allora, volevo chiederle semplicemente questo. Quando lei adesso scriverà tutto praticamente quello che è stato detto oggi in questa commissione? Che lo scrivono i segretari, grazie a Dio che esistono, altrimenti sì, no, per carità, voglio dire. Le domande che non sono state fatte le leggerà? Le faccio una domanda stupida, poi le dico anche perché. È certo che lo leggo il testo del verbale. Non lo leggo, non sì. Lei, l'assessore. Ma io come faccio a rispondere per l'assessore? Allora, le faccio una domanda adesso. Sì. Riguardante a quello che era prima, che si discuteva prima, praticamente, a me risulta che i direttori dei municipi sono del comune. Mi corregga se dico una stupidaggine. Sì, sono dei dipendenti pubblici. Esatto. Quindi il funzionamento dei municipi, questi direttori li conoscono molto bene. Giusto? Certo.
mi stupisce tutto questo che è stato detto, che, cioè, io sono arrivato in ritardo, però sono rimasto stupito nel sentire che ci sono i malfunzionamenti dei municipi, che c'è tutte queste problematiche. Secondo me non è vero. Non è vero. È tutta una scusa, perché si deve cercare il sistema di togliere, cioè questa istituzione la vogliono togliere, punto. È un'istituzione che vogliono togliere. Quando si toglie, Presidente, quando si toglie un'istituzione di questo genere, la democrazia viene a saltare. Perché? Viene a saltare perché praticamente, se anche io che sono all'opposizione, se voglio portare un qualsiasi documento di un cittadino, non ci sarà più questa possibilità di poter portare avanti, come è già successo, come è stato detto prima. Facciamo una mozione, faccio un'interrogazione, poi il comune non mi risponde, si figuri se rispondono a un cittadino. È veramente, non lo so. No, questo non voglio assolutamente, per carità, non voglio fare bastian contrario e discutere, fare bisticciare, non ce l'ho più voglia di bisticciare perché sono stanco. Però la realtà dei fatti è che io la vedo così. Questa istituzione cioè, è proprio nell'idea di dire togliamo la possibilità all'opposizione, tantomeno ai cittadini, di poter muoversi in questa direzione. Basta, la togliamo e così. Non ci sarà più questo problema, io posso decidere quello che voglio e basta. È questo il sistema che non mi piace, mi scusi. Presidente Massa, posso fare... Prendo Grisciandoli, a facoltà. Grazie. No, volevo puntualizzare due cose, molto semplicemente. Allora, tempi contingentati. La puntualità non è stata quella che avremmo voluto da parte dell'assessore. La commissione era prevista dalle ore 14, o sbaglio? Sì, l'appuntamento ecco, alle 14. Ecco, a che ora è arrivato l'assessore, a che ora ha iniziato a interloquire con noi? Dopo le 14:20, questa è la prima cosa. Quindi siamo già partiti male con questa commissione. La seconda cosa è che nel merito questo assessore, non ce lo dobbiamo nascondere fra voi, non aveva la preparazione necessaria, perché è arrivata in un ruolo che non era suo, semplicemente è stata nominata, in qualità di avvocato ha cercato di calarsi in una realtà molto più complessa, secondo me, di quello che riteneva essere in atto, e ha difeso, si è difesa perlomeno, ha difeso il Comune in questa sua azione, in una rilettura delle proposte fatte che tutti noi abbiamo, diciamo, riletto e sulle quali abbiamo espresso più di un dubbio proprio a livello politico. Questa è la prima considerazione. La seconda riguarda personalmente la conduzione della commissione e quindi riguarda lei, perché non devo fare io l'avvocato difensore di Floro, però lei ha impedito di fatto a Floro di esprimere le argomentazioni che introducevano la sua domanda, perché ripetutamente, forse non se ne è resa conto, ma noi sì, lei continuava a ripetere faccia la domanda, faccia la domanda, faccia la domanda. È inaccettabile. Noi siamo degli eletti dei cittadini, siamo eletti per fare politica, che nella sua accezione larga vuol dire argomentare le discussioni che andiamo a fare, argomentare i punti di discussione, focalizzare un punto significa introdurlo. Lei non può in una commissione continuare a ripetere faccio una domanda. È inaccettabile, mi perdoni. Grazie. Bene, qualcun altro vuole intervenire? Una considerazione al volo, Presidente. Prego. Su la commissione. Grazie. Prendiamo atto della confusione dell'assessore, sia riguardo all'approccio di gestione di questa modifica, e sia riguardo ai contenuti di questa modifica. Ricordo soltanto che il giorno 7 gennaio, giovedì di 2 settimane fa, riceviamo una risposta da parte dell'assessore
a cui è stato chiesto di partecipare alla prima commissione che si è tenuta qualche settimana fa, in cui ci rispondeva che sarebbe venuta solamente in consiglio, perché riteneva il consiglio la sede più appropriata. Oggi invece ci ha detto che è venuta in commissione proprio per spiegarci ciò che non capivamo del testo. Bene, io credo che l'assessore forse doveva dare, come dire, una sua visione politica di questa riforma di statuto. Allora, la modifica di uno statuto è una modifica politica. Ecco, oggi non mi sembra che abbia fatto questo, continuava a ripetere la necessità di andare sul singolo articolo. Ecco, allora forse serviva qualche tecnico insieme all'assessore. E invece credo che oggi sia proprio fatto un lavoro anche poco utile al fine di approntare una modifica allo statuto che, come abbiamo detto in tanti, è necessaria, ma invece in questo caso sembra soltanto una questione prettamente legata a esigenze dell'assessore. E invece vorrei sottolineare che c'è stata una disparità di trattamento, in quanto questa nostra commissione è durata soltanto 1 ora e 40, o anzi così tanto a quanto pare, ma in altri municipi, anche di altri colori diversi rispetto al nostro, si sono tenute commissioni fiume da 3 ore e mezza. Ecco, questa è una disparità di trattamento, mi dispiaccio, non so a chi sia imputabile questa responsabilità, però ecco, forse anche noi avremmo avuto piacere di fare altre considerazioni. Benissimo, altri commissari vogliono intervenire? Ok, Cinzia, sono Dario, sì. Ciao Pignatelli. Dario, buonasera a tutti. Pignatelli. Non so quanto abbia senso che ora stiamo a litigare tra di noi. Ora, obiettivamente, ognuno ha avuto modo, come dice il Presidente Ferrante, anzi, come giustamente evidenzia il Presidente Ferrante, di studiare. Ognuno ha un testo, se lo sarà studiato, ha avuto modo di vederlo, di confrontarsi con chi intanto dalla sua parte così deve formarlo. Ci siamo formati. Se l'assessore è stato poco, tanto, educato, non educato, è puntuale, non è puntuale, a me interessa poco, ognuno si farà la sua opinione. Però ecco, una cosa evidenzio, siamo commissari, ci lamentiamo del trattamento, eccetera, eccetera. Io gli stessi commissari che sento lamentarsi adesso non li ho sentiti esprimere solidarietà a questo deficiente quando non ha potuto nemmeno parlare in seconda commissione. Allora, lasciamo perdere le polemiche, non mi interessano. Vogliamo tra commissari, o meglio amici consiglieri di municipio, adottare delle regole che siano universalmente valide? Vogliamo affrontare il problema evidentemente fuori dalla commissione, una volta che abbiamo messo giù e terminato questa commissione? Va bene, perché obiettivamente non mi diverte il fatto oggi a me, domani a te, ammesso che sia vero questo, io tra l'altro lo contesto anche, perché se vogliamo fare qualcosa di costruttivo sono pronto, però io ho visto gli stessi oggi insorgere per aver avuto poco tempo di parlare, ridacchiare quando non mi veniva data la parola. Allora, se vogliamo maturare tutti, confrontiamoci e diamoci delle regole intanto di buona educazione che siano condivise, e se no andiamo avanti con l'oggi a me, domani a te, che non arricchisce nessuno, continuiamo a blaterare che siamo eletti dal popolo e quindi come tali siamo onnipotenti, possiamo fare tutto, andiamo avanti così, per me non c'è problema, tutto lì. Sì, guardi Pignatelli, guardi, volevo dire che io un papà ce l'ho già, diciamo, per ora è ancora vivo, e direi che finire la commissione così è assolutamente sviare da quello che è stata la commissione stessa. Io umanamente voglio bene a tutti, poi dentro il consiglio chiaramente ognuno ha una parte politica. Se lei ha lei, io non credo di aver mai ridacchiato di nessuno, però finire la commissione così, sviando la poca professionalità del comune che imputa ai municipi dopo 3 anni di governo solamente ai municipi il dissesto della città, perché ora voi mi dovete dire in 3 anni nei nostri municipi cosa ha fatto il comune, ecco, sviare in questa maniera facendo questo tipo di considerazione secondo me non è stato opportuno. Comunque, se vuole ne parliamo sicuramente, speriamo al più presto a voce, ecco.
Ma continuiamo anche a darci del tuo anche in commissione, io non ho problemi a farlo. Ovviamente, no, ma sai, perché adesso come adesso, no, non so, mi sembra di avere tanti papà, mi sembra di avere tante persone più intelligenti sopra di me oggi, mi sembra di essere così calata in un mondo strano, ecco, voglio dire. Ti faccio una domanda io, tu c'eri alla commissione a cui mi sono... A cui mi riferivo prima, mi puoi esprimere un commento su come è andata quella commissione? Mi puoi evidenziare il passaggio dove tu hai detto al commissario Pignatelli non è stata data la parola? Ma io mi sento una persona abbastanza... No, ora questa cosa qua non me la ricordo bene, però guarda, se vuoi finire la commissione così e dare il braccio alla tua diciamo parte politica, fai pure, ognuno farà le sue valutazioni. Ma io non dovrei, ma figurati, io guarda, tu stai sviando la commissione, è una cosa, questa è una cosa, tu vuoi sviare, sviamo come vuoi tu, guarda. Ma guarda che Alessandra, purtroppo non siamo in un dibattito televisivo, siamo tra di noi, siamo nel salotto di casa. Certo. Abbi pazienza, io sto dicendo, stiamo perdendo tutti tempo, l'assessore se ne sto perdendo tempo, stiamo litigando tra di noi. E va bene, io penso di sì, per quanto riguarda me, sbaglierò e ne sono felice per te. Però voglio dire, la nostra opinione sulla preparazione o impreparazione dell'assessore, la nostra opinione su cosa voglia il comune, ammesso che il comune sia un ente, come dire, senziente e autonomo, su cosa voglia o non voglia fare dei municipi, la nostra idea ce l'abbiamo obiettivamente, giusto? È stata confortata o non confortata, valuteremo quello che ha detto o non detto l'assessore alla luce del tempo, tanto poco che ci ha concesso, non entro nel merito, come vedi, sto solo dicendo diamoci un metodo, tutto lì. Sì, però io... non si può da un lato dire io non posso parlare perché ho avuto 3 minuti, quando in altre sedi invece non si può neanche prendere la parola, tutto lì Alessandra, tutto lì, io non difendo nessuna parte politica. Nessuna parte politica, credimi, il mio è un intervento come vedi non politico, ma di metodo, tutto lì. Non dico che uno è meglio dell'altro, non dico che è preparato e impreparato, non mi interessa, io ho la mia idea, non la divulgo neanche, non l'espongo, non è quello il punto. Però le commissioni, vogliamo farle fruttare? Sono d'accordo, parliamoci, diamoci però delle regole condivise, punto, non voglio dire altro. Niente, mozione d'ordine, però questi argomenti non sono inerenti alla commissione, scusate. Sì, ecco, noi stiamo parlando della professionalità, noi cioè non abbiamo fatto delle cioè non è che una è simpatica e antipatica, noi parlavamo dell'oggettività della questione e di come è stato risposto o meno. La cosa che ci è sembrata imbarazzante è come dire, il fatto di non essere preparato riguardo alla vita poi concreta, diciamo, del municipio e del comune. Nessuno di noi si permette di dire bella, brutta, simpatica, antipatica, cioè l'argomentazione mi sembra che sia stato tenuto su questo piano, cioè sul fatto della professionalità o meno della persona, ecco. Comunque possiamo parlare tranquillamente. Va bene, se siete d'accordo io considero conclusa la commissione. Ci sono sempre i segretari? Sì, benissimo, d'accordo, 16.05. Benissimo, 16.05. grazie Presidente, grazie a salute, tutti la saluto. Ciao a tutti. Grazie segretari, grazie al dirigente che ha partecipato. Grazie a lei. Thank you.